Andrea, mi hanno detto che stai partendo per le vacanze anticipate perché comunque non hai avuto la possibilità di farle l'anno scorso, ma ti porterai le Pegasus Turbo 35 oppure no? No, l'anno scorso le avevo fatte in anticipo, avevo fatto dei mega vacanzoni, sai? No, le Pegasus Turbo 2 e 1 non mi erano mai piaciute chissà quanto. Ho già idea di cosa mi porterò via come scarpe, se vuoi te lo posso anche dire. Tra l'altro, come sai, anzi probabilmente non lo sai, lo dico in anteprima, le Pegasus Turbo Nature usciranno il 25 agosto. Non so se resterne felice o no di questa cosa, perché non mi era piaciuta molto quella mescola lì. Bisogna vedere, ma a questo punto cioè, uscirà anche la Pegasus Turbo 13. No, esce solo la Pegasus Turbo Nature il 25 agosto. E qual è il senso di questa cosa? Però potremmo fare quei video che ti stavo dicendo prima di poter commentare. Questo piace sui giochi. Ci sono artisti, non so, chiama grafici, designer, chiamali come vuoi, che provano a fare gli spoiler dei nuovi modelli e tante volte ci azzeccano, tante volte no. Potrebbe essere una cosa carina commentare insieme questa roba. Ma io di questa cosa sono sicuro. Comunque ti tiro la scarpa e poi ti faccio una domanda sulle abitudini di chi dovesse andare in vacanza e come dovrebbe questa persona allenarsi. Tirami quella nera là sotto, perché è quella che userò per fare i lenti quando sarò a Bormio. E ti spiego anche perché. Va bene, vai, te la tiro. Porca Eva, si è rischiato. Questa sarà una delle due scarpe da lento che mi porterò su a Bormio sicuramente. L'altra devo ancora decidere, potrebbe essere una scarpa da testare, così la testiamo poi a Livigno quando ci becchiamo. Porterò su questa perché farò un monte di chilometri, punto a farne tra i 200 e i 210 a settimana. E avrò bisogno di protezione, avrò bisogno di una scarpa che mi terrà lontano dagli infortuni e niente, una scarpa che sulle salite e le discese non mi distrugga muscolarmente. Quindi ho scelto questa sicuramente. L'altra vediamo, o la scegliete voi o la sceglierà Max, potrebbe essere un'idea anche questa. L'ho già scelta per te, comunque sarà una sorpresa della settimana prossima. Se mi vuoi male potrebbe essere una scarpa drop zero, pochissimo ammortizzata. Quindi Andrea, se avessi 2 settimane per allenarti in vacanza, come imposteresti queste 2 settimane? Qua non è più divisione 75 kg su o giù, ma è avere una compagna, una famiglia in vacanza o non averla. Io vado su con i miei compagni di corsa fulminati, quindi sarà solamente corsa e bici. Devo fare una premessa, di solito in vacanza sono io il primo a dire fate vacanza, date spazio alla famiglia, rigeneratevi. Dall'altra parte sappiate che allenarsi in vacanza è comunque più duro, perché arrivo da camminate in montagna, arrivo da giornate di mare con sole che mi devasta, bagni, figli che giocano, che devo far giocare, quindi alla sera sono comunque stanco. L'altra cosa che è da tenere ben presente, che in questi anni ho notato che quando un atleta rientra dalle vacanze fa 1-2 settimane di schifo. Io credo che il rilassarsi davvero svuoti abbastanza e quindi dopo quando si rientra siamo tra virgolette scarichi, ma non mi preoccuperei. Quello che consiglio in vacanze è di allenarmi come capita, nel senso se ho la possibilità assolutamente vi consiglio di uscire per non perdere le vecchie abitudini e soprattutto perché comunque l'allenamento ormai fa parte della nostra vita. Devo fare un'altra digressione, da capire se ha senso fare una settimana completa di stop e quindi prendersi la settimana della vacanza come la settimana di rigenero completa. Lo fanno tanti atleti professionisti, io sinceramente l'ho provato a fare. L'ultima volta che l'ho fatto è stata in Egitto, ho detto cavolo vado in Egitto una settimana, ci sarà un caldo atroce, non so dove correre, pericoloso, era il periodo che c'era qualche mezza magagna. Ho fatto 4 giorni senza correre e dopo praticamente non mi rientravano più i vestiti perché ero lievitato di non so quanti chili, ho detto forse è meglio che mi rimetta a correre.
Comunque in generale decidete voi se per la settimana di rigenero completa, se per di più adesso a luglio sarebbe anche top, perché dopo riprendiamo con agosto la preparazione per arrivare a dei buoni volumi, oppure continuarsi ad allenare. Io sono per la seconda, allenarmi, ripeto, un po' tra virgolette a caso quando si può. Il mio consiglio è sicuramente di fare lenti quando riesco, magari anche dei lenti svelti sul lungomare, per carità, ho solamente 40 minuti, li faccio abbastanza svelti. Non al medio, ma sempre senza guardare l'orologio, quindi faccio 40 minuti che arrivo a casa che sono stanco. Gli altri allenamenti che consiglio sempre sono allenamenti di tipo fartlek o fartlek veri e propri, quindi robe a caso, due biciclette forte, due biciclette piano che incontro, oppure da ogni cartello vado forte, cambio di ritmo, oppure di impostarmi qualche scalettina proprio roba a caso, 1, 2, 3 minuti forte con recupero un minuto, o anche semplici un minuto. Questo perché tengo comunque, ma l'avrete già provato, le gambe un po' fresche, perché sennò sono sempre incollate quando sono via in vacanza, e soprattutto faccio qualcosa che non mi stressa mentalmente. Mi rendo conto che quando sono in vacanza l'unica cosa che voglio fare è riposarmi, per quello che dico facciamo solamente allenamenti a sensazione. E quindi lasci perdere pure il cronometro, oppure in questo caso te lo porti? No, il cronometro me lo porto sempre, perché devo vedere anche a che ora devo rientrare, se mi perdo per qualche posto c'è il return to home. Cioè, lo tengo solamente per guardare al massimo se ho deciso di fare una scaletta. Ma anche lì, Max, cioè, proprio talebano, non me lo imposto neanche. Guardo più o meno quando è il tempo, quando ho visto che c'è, cioè, un minuto so più o meno quanto è, quando arrivo verso i 50 secondi comincio a guardare, ma se faccio 55 secondi forte invece che un minuto credo che non muoia nessuno, soprattutto in vacanze. Suggerisci più corsa lenta o più lavori intensi, anche se brevi? Ma c'era il Moneghetti Fartlek, che era una roba che si può fare se riesci a metterlo in sovraimpressione. Sovraimpressione fa molto carosello, fine 80, inizio 90. Ho messo il link su come farlo sul sito By Mia Coffee, quindi lo potete scaricare gratuitamente. È un allenamento divertente, un po' intervalli un po' strani, la parte lenta, però lui la faceva forte, in vacanza la possiamo fare anche lenta, cioè alla fine è un'idea di un farla che se ne possono fare davvero a caso, più parte lenta e più parte forte. Io davvero qua vi lascio a sentimento, cioè il mio consiglio è fare due fartlek in questa settimana. Non ci avete voglia, fatevene uno; non ci avete voglia, non fatevene neanche uno, però se ve li fate, ripeto, è tutto allenamento che poi riportiamo a casa. Io davvero ho l'ansia di ripartire ogni volta, faccio una settimana di niente, poi ripartire è dura, poi ripeto, ci piace correre, di solito uno lo fa per passione, quindi quei 30-40 minuti mentre la moglie e i figli sono a farsi la doccia li posso sfruttare tranquillamente per riuscire a farmi la mia corsa. A livello di alimentazione, qualche consiglio oppure è l'unico? Dipende dove andate. C'è Simone Food and Run su Instagram da seguire, che lui si fa qualche giro sempre. Adesso lui abita a zona nostra, Milano, ma quando vado in vacanza gli chiedo sempre dove andare a mangiare. I miei consigli sono: mangiate la cucina, mangiate i piatti tipici del posto. Io infatti credo che andrò a correre al mattino presto, e poi mi hanno consigliato, per recupero dei carboidrati, brioche con la granita alla mandorla, cassate cannoli, mi hanno detto che fa molto bene soprattutto all'animo, e basta con gli anelletti al forno, quindi immagino che abbiate capito dove sono. Non a Bormio, la prima settimana la faccio dove ci sono gli anelletti al forno, pasta con le sarde e compagnia bella. Sfruttate la settimana di vacanza per rigenerare corpo e mente. Ultima domanda invece, Andrea, porteresti due scarpe o una sola? E nel caso in cui decidessi di portarne due, qual è la seconda? Dipende se vado in vacanza in macchina, come faremo per Bormio, quindi ne porterò due da lento, due da lavoretti, una per le gare,
perché ovviamente andremo a fare due gare quando siamo su. Se invece vado in vacanza, come in quel posto dove ci sono gli anelletti, ahimè devo andare giù a fare una gara, quindi porterò giù una scarpa da gara e porterò giù una scarpa da lento. Se invece vado giù in vacanza in aereo comunque, ma non voglio farmi troppi sbattimenti e seguite il consiglio dei fartlek, andrei giù con la scarpa all around e non chiedeteci quali sono, perché abbiamo fatto la classifica, ne abbiamo fatta una vecchia e forse una nuova, o le scarpe da portare in vacanza addirittura, quindi il mio consiglio è di non star lì troppo a fare i professionisti e di portarsi una sola scarpa. Io invece mi porterò le Vanish Tempo di Altra, delle quali ho un'impressione assolutamente eccezionale. Grazie Andrea, stay strong, keep running. Scriveteci qua sotto per altre recensioni e offritegli un coffee, soprattutto scaricate la Moneghetti, la tabella Moneghetti. Se siamo buoni magari vi rispondiamo anche qua sotto. No, scriveteci se avete qualche idea o qualche dubbio sui fartle che vi rispondiamo. Qualche volta prendo in mano il computer e rispondo anche io. Ciao! Ciao, alla prossima!